Buon pomeriggio e bentrovati a questa prima edizione del TG6 che si apre con la cronaca e con la tragedia sfiorata a Carpineto della Nora a causa del malfunzionamento di un bruciatore. Infatti sono rimaste ustionate 3 persone, altre 2 invece sono riuscite a non avere danni rispetto ad un ritorno di fiamma, appunto, di un bruciatore. Vediamo tutti i dettagli nel servizio di Vestina News. 3 signore sono rimaste ustionate nella mattinata di oggi a Carpineto della Nora, in provincia di Pescara. A causare l'incidente, in contrada versante al bosco nei pressi dell'ex ristorante La Roccia, probabilmente un ritorno di fiamma del bruciatore che le signore stavano usando per cucinare i pomodori per la classica salsa abruzzese. A dare l'allarme la signora Sonia Petrocco, rimasta illesa insieme ad un bambino che in quel momento si erano allontanati per lavare i pomodori. Immediatamente si sono attivati i soccorsi con i vigili del fuoco di Pescara e del distaccamento di Alanno, carabinieri di Penne e Civitella Casanova, forestale di Carpineto e 2 ambulanze. Una signora di 68 anni è stata ricoverata con ustioni di primo grado al policlinico di Chieti. Invece 2 signore di 46 e 61 anni, apparse subito più gravi, sono state trasportate rispettivamente a Napoli e Brindisi. Sul luogo dell'accaduto anche il sindaco del piccolo centro, Donatella Rosini, che, scongiurato il peggio, ha voluto ringraziare i soccorsi per la tempestività, sottolineando anche la difficoltà a raggiungere il luogo dell'incidente. Quando ho sentito, diciamo, visto questa fiammata, loro che urlavano, prontamente ho chiuso tutte le valvole del gas e ho preso il cellulare e sono riuscita a chiamare il 118 dicendo che dovevano mandare sia un elisoccorso che un'ambulanza. Ho descritto i feriti, come erano le ustioni e poco dopo già ho sentito l'ambulanza che arrivava, l'elicottero. Adesso le ustioni sono fortunatamente di primo grado, non sono gravi, quindi io spero che tutto si risolva subito, che le signore possano, diciamo, guarire al più presto. Ecco, possiamo rassicurare tutta la comunità di Carpineto perché comunque ci si conosce tutti. Sì, infatti poi ho chiamato la signora qui vicino, la signora Maria, è venuta subito, sono arrivate altre signore, Nicoletta, insomma sono accorsi tutti per aiutarci, ci hanno aiutato con i bambini, perché uno fortunatamente era vicino a me, non stava, diciamo, nella stanza, l'altra bimba dormiva e quindi hanno preso i bambini, li hanno portati con loro e noi adesso abbiamo dovuto fare tutte le pratiche burocratiche, sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco, tutti, quindi fortunatamente, ecco, il peggio forse è stato scongiurato, non lo so. Adesso cambiamo argomento e ci spostiamo a Teramo, dove i lavoratori della Tercop, la cooperativa sociale che si occupa della sosta nel capoluogo aprutino, sono senza stipendio da 2 mesi. La cooperativa ha deciso infatti di sospendere i pagamenti dei salari per accantonare risorse al fine di saldare il debito COSAP con il comune. Il presidente della Tercop, Leo Iachini, che tra poco ascolteremo nell'intervista, ha chiesto al sindaco D'Alberto un incontro per cercare una soluzione, un accordo per dilazionare il debito esistente. Sentiamo. La Tercop, che sta lavorando sotto costo ormai da circa 10 anni in conseguenza della sottrazione di stalli deliberata dalla vecchia amministrazione comunale, praticamente da circa dal 2014 è stata costretta a cominciare a indebitarsi verso il comune per la COSAP. E dal 2014 abbiamo maturato circa 300.000 euro di debito. Di questi 300.000 euro ne abbiamo rateizzati e ne abbiamo già pagati circa quasi 180.000 euro ad oggi. Ovviamente, nonostante i nostri appelli a cercare di convincere l'amministrazione a ridare qualche stallo, stalli peraltro abbandonati alla sosta selvaggia, che ritorneranno a pagamento per il prossimo gestore. Quindi dovremmo chiederci, qualcuno si dovrebbe chiedere perché sono stati sottratti la Tercop senza nessuna autorità pubblica e poi, dopo aver fatto indebitare questa cooperativa, verranno rimessi a pagamento per il prossimo gestore. Noi sappiamo perché, ovviamente. Passiamo oltre. Quindi adesso, siccome d'estate calano gli incassi, abbiamo deciso, dopo 2 assemblee di tutti i soci lavoratori, di non pagare gli stipendi perché non abbiamo la disponibilità, per accantonare una parte di soldi necessari a pagare la COSAP al comune nel caso vincessimo la gara d'appalto. Quindi è una decisione molto difficile perché non si può lavorare praticamente dopo aver rinunciato a ferie, tredicesime e TFR, non si può continuare a lavorare senza lo stipendio. Quindi chiederemo domani al sindaco una collaborazione per cercare quantomeno di rateizzare ancora parte della COSAP e permettere il pagamento degli stipendi.
Dopo una serrata trattativa tra sindacati e associazioni datoriali, si è approdati al contratto collettivo integrativo del terziario abruzzese, che è stato esposto questa mattina in una conferenza stampa nella sede di Chieti della Confcommercio. Andiamo a vedere il servizio. Agevolazioni per i lavoratori svantaggiati che vengono assunti con contratto a tempo determinato, limiti ai contratti a tempo determinato, sgravi per le aziende che agevolano la conciliazione dei tempi di vita lavoro, costruzione di un welfare regionale, nuove regole per il lavoro domenicale. Sono alcuni dei punti qualificanti del contratto collettivo integrativo regionale del terziario abruzzese, firmato da Confcommercio e dai tre principali sindacati CGL, CISL e UIL. Cambierà molto sia per i datori di lavoro che per i dipendenti. E ci auguriamo che le imprese, che sono tante in Abruzzo, sia quelle della costa che dell'area interna, possano applicare questo contratto usufruendo dei benefici che esso dà. Ci auguriamo che questa buona pratica venga esportata anche in altre regioni, perché è un risultato di un lavoro lungo, paziente e costante che però finalmente ha messo insieme le parti sociali del mondo del terziario, dando risposte concrete alla nuova economia e quindi all'innovazione e soprattutto a vantaggi anche di natura economica e fiscale sia per il mondo delle imprese che per i lavoratori. L'accordo è stato faticosamente raggiunto con una trattativa che alla fine è riuscita a mettere tutti d'accordo. Abbiamo raggiunto un accordo con Confcommercio, unitariamente tutte e tre le sigle sindacali, che dà degli strumenti innovativi per le imprese e per i lavoratori, per dare da una parte più flessibilità e la possibilità alle imprese di espandersi e dall'altra parte di eliminare il concetto di precarietà come una condizione stabile. Il filo conduttore di questo accordo è che da una parte si concede degli allargamenti sulla flessibilità, sull'utilizzo dell'apprendistato, eccetera, eccetera, dall'altra parte il contratto a tempo indeterminato è il modello ideale. Innanzitutto il commercio e il terziario nel nostro Abruzzo rappresenta il 70% del PIL. Io non dico che bisogna abbandonare il fenomeno della delocalizzazione delle imprese industriali, va sicuramente monitorato e contrastato, ma sarebbe assolutamente sbagliato non tutelare quella che è una ricchezza importante come quella del terziario in un territorio che è già stato massacrato sia dalla crisi economica che dal terremoto. Per cui il primo passo importante dei corpi intermedi, che quando sono chiamati alle responsabilità dimostrano di avere capacità di poter portare avanti gli interessi di un territorio. Cambia molto perché questo contratto l'abbiamo condiviso in due, la parte datoriale e la parte sindacale, l'abbiamo voluto in due, quindi è un aspetto innovativo questo. Abbiamo realizzato questo accordo per dare la possibilità alle imprese dell'Abruzzo di superare le loro difficoltà per quanto riguarda le assunzioni e fronteggiare il mercato, ma nello stesso tempo abbiamo chiesto agli imprenditori abruzzesi di farsi carico di incrementare e stabilizzare l'occupazione. Questi sono i due pilastri su cui si concentra questo contratto. Fa ancora discutere il presunto caso di razzismo a Giulianova. Il direttore dell'ASL di Teramo, Roberto Fagnano, si riserva, lo ha scritto in una nota, di chiarire con una conferenza stampa quanto denunciato dal cameriere italo-senegalese di Roseto degli Abruzzi. L'uomo, Ibrahima Diop, 39 anni, si è rivolto infatti ai carabinieri sostenendo di essere stato oggetto di frasi a sfondo razzista mentre aveva chiesto informazioni a dipendenti della ASL in un ufficio pubblico a Giulianova. Sulla vicenda la ASL ha disposto un'inchiesta interna affidata al responsabile del distretto sanitario di base competente per territorio, Gian Domenico Pinto. Secondo i primi risultati della relazione anticipati a mezzo stampa, fra i tre dipendenti della ASL dell'ex ospizio marino, due donne ed un uomo, che sono stati chiamati in causa per le frasi che sarebbero stati degli insulti a sfondo razzista, ma invece in realtà, secondo questa relazione, sarebbero solo stati uno scambio di informazioni sull'ubicazione degli uffici sanitari e sui relativi orari di apertura. Secondo quanto emerso dalla relazione, l'uomo cercava l'ufficio sanitario deputato al rilascio dei libretti per lavorare nelle attività di somministrazione bevande e alimenti per rinnovare il suo caduto da tempo. Era
erano circa le 12.30 di venerdì 27 luglio. A Diop l'impiegato ha indicato dove fossero gli uffici e dove si trovassero gli orari di apertura. Informazioni confermate anche dalle colleghe e da una quarta persona. Nessuno ha riferito di discussioni, proteste oppure scambio di insulti. L'ASL si riserva dunque di agire, e questo lo capiremo nel corso della conferenza stampa quando sarà organizzata, anche per tutelare la propria immagine. Proseguiamo adesso con il telegiornale e cambiamo argomento spostandoci nell'area marina protetta Torre del Cerrano. La tutela della qualità delle acque è una delle priorità dell'AMP. A tal fine sono diverse le iniziative messe in campo dall'ente. Ne abbiamo parlato con il presidente Leone Cantarini. Sentiamo Andrea Costantini. L'area marina protetta ha profuso il suo impegno in questi mesi. Ecco, ci sono criticità, problematiche da evidenziare, ci sono anche dei lati positivi, e poi ecco, bisognerebbe anche cogliere un po' l'aspetto positivo per i comuni di avere a disposizione un'area marina protetta. Sì, sicuramente la tutela delle acque è uno dei punti a cui noi più teniamo. In questo momento, tramite il contratto di fiume, ovviamente abbiamo in campo una serie di iniziative, convenzioni con l'ARTA che sta facendo un monitoraggio ormai da un anno, con l'istituto zooprofilattico, stiamo vedendo la qualità dei quattro torrenti che sfociano in area marina, la forestale, quindi i carabinieri forestali hanno fatto tutto un controllo sul Cerrano e sul Calvano, adesso ci rimetteranno tutto il rapporto per capire dove sono le criticità. Ci sono delle criticità, ovviamente dopo le grandi piogge, perché ormai le piogge sono sempre meno frequenti ma sempre più intense, chiaramente c'è un peggioramento poi delle acque dopo le piogge. Quindi dobbiamo capire quali sono i problemi, abbiamo, come dire, delle idee che adesso esporremo ai comuni per far sì che queste problematiche strutturali vengano affrontate e piano piano risolte. Avere un'area marina protetta però può essere un fattore di pregio anche a livello di promozione del territorio, bisognerebbe capirlo secondo lei? Sì, molti l'hanno già capito, se pensiamo a molti. L'altro giorno un esempio stupido, voglio dire, vado in un lido e trovo uno scontrino con la ragione sociale del lido e poi con lo stemma dell'area marina con su scritto Lido Amico del Parco. E quello è un piccolo esempio che fa capire che quell'operatore ha superato quella fase di titubanza e invece è convintissimo che l'area marina è qualcosa che può dare una ricchezza in più, un'opportunità in più. Restiamo in tema di salvaguardia dell'ambiente. Amianto abbandonato nelle zone disabitate del Lancianese. Nei giorni scorsi sono state avviate le operazioni di bonifica dell'amianto appunto abbandonato, operazioni che sono condotte dal comune di Lanciano. Sentiamo. Amianto a più non posso, abbandonato per campagne, strade sterrate, boschi, argini dei fiumi, un fenomeno ormai tristemente diffuso, con l'assessorato all'ambiente del comune di Lanciano che ha proceduto nei giorni scorsi alle complesse operazioni di rimozione di materiali contenenti appunto amianto abbandonati legalmente in diversi punti del territorio comunale. Le immagini si feriscono a Contrada Cerratina lungo il fiume Sangro, un posto dalla rara bellezza. Ebbene, sono state rinvenute 200 lastre di amianto per 2 tonnellate di peso. Tutte le attività finalizzate all'individuazione dei materiali abbandonati, alle procedure per l'affidamento dei lavori, alla messa in sicurezza d'emergenza, trattamento, rimozione, trasporto e smaltimento dei materiali, oltre alle verifiche post rimozione, sono state condotte dal personale appartenente all'ufficio tutela ambiente del comune. La ditta a cui sono stati affidati i lavori è la NICE di Ponteriero Bianca Rosa di Crotone. Si tratta di un appalto di lavori che prevede un impegno di spesa di 36.000 euro suddiviso per gli anni 2018 e 2019. Il primo intervento relativo all'annualità 2018 ha consentito la rimozione dei rifiuti abbandonati in 13 punti di Lanciano. L'assessore all'ambiente, Davide Caporale. Immaginiamo solo cosa sarebbe potuto accadere qualora ci fosse stata una piena. Cioè, in pratica, questo amianto che sarebbe finito nel fiume e poi sarebbe andato nel mare.
in questo mare che viene tanto ringraziato da parte dei cittadini, di tutti i turisti, che ha le bandiere blu, e quindi una sciagura ambientale non da poco. Devo ringraziare tutto l'ufficio della tutela ambiente, quindi a partire dal dirigente Antonio Iezzi, Pietro Finore, nonché Franco De Gregorio, che tempestivamente si sono adoperati affinché questo materiale fosse rimosso, così come oggi possiamo dare una risposta a chi me l'aveva chiesto in Consiglio Comunale, ai tanti cittadini che si erano posto questo problema. È stato scongiurato in pratica un qualcosa che poteva accadere e che noi avremmo avuto dei problemi veramente gravi, gravi, gravi. Con l'amianto non si scherza, voglio tranquillizzare anche quegli altri cittadini delle altre parti di Lanciano, Villa Elce, Villa Pasquini, Villa Martelli, Villa Stanazzo, Contrada Serre. In questi giorni ci sono state le benedette rimozioni affidate dopo aver fatto una procedura prima di individuazione, di messa in sicurezza, rimozione e bonifica. E quindi per fortuna oggi possiamo tranquillizzare i cittadini che quello che si stava verificando, quell'episodio che era veramente, veramente pericoloso, oggi non accadrà più. Proseguiamo, ci spostiamo in Val Vibrata. Sant'Omero, è stata inaugurata la nuova sede dell'Unione dei Comuni della Val Vibrata, che sarà anche centro operativo di protezione civile per il territorio. Sentiamo il servizio di Publivideo. L'Unione dei Comuni aveva bisogno di una casa comune, noi crediamo nell'Unione dei Comuni, ma crediamo soprattutto in una struttura che dia l'opportunità soprattutto ai dipendenti di poterci supportare. Noi come sindaci abbiamo sempre cercato in tutti i modi di individuare da sempre una sede comune, una sede che possa essere il punto di riferimento anche per i cittadini della Val Vibrata. Per tanti anni ci siamo spostati in varie zone, oggi ci fermiamo qui, ci fermiamo con una sede nuova, una sede autorevole, ma soprattutto una sede funzionale ai dipendenti e alla collettività tutta. Nel passaggio di consegne il presidente che subentrerà si ritroverà sicuramente una struttura nuova di zecca e soprattutto anche tanto lo lavoro da fare, l'ultima attività in ordine di tempo è questa della protezione civile, potremmo già definirla intercomunale. Protezione civile, noi abbiamo elaborato un documento, nasce tutto dai problemi che abbiamo avuto con le nevicate negli ultimi anni e con il terremoto. Abbiamo riunito le protezioni civili della Val Vibrata, i sindaci, abbiamo capito che ognuno di loro era solo, anche nelle procedure, anche nel confrontarci con la Regione Abruzzo, anche nel confrontarci con tutti i livelli istituzionali. Ci abbiamo istituito un centro intercomunale di protezione civile che coincide con la sala consiliare e diamo la possibilità a tutte le protezioni civili del territorio di unirsi in un'unica struttura. Poi il progetto prevede la delega piena di tutti i comuni della protezione civile all'Unione e soprattutto che ci sia un piano intercomunale di protezione civile. Significa questo, che i comuni singoli debbano avere lo stesso metodo di lettura e di interpretazione dei piani comunali dei vari comuni. L'ex zuccherificio di Celano potrebbe diventare un centro servizi regionale per l'agricoltura, almeno questo è l'obiettivo dell'amministrazione comunale, il servizio di Infomedia News. Vediamo se... Ex zuccherificio di Celano, proprio lunedì scorso si è tenuto un consiglio comunale ad hoc all'interno di Palazzo Città, è stato deliberato un qualcosa che avrà delle ripercussioni anche immediate sull'intero territorio in senso positivo, di acquisire dei locali che si trovano all'interno dell'ex zuccherificio di Celano. Questi locali potranno diventare nell'immediato futuro una sorta di cabina di regia per quanto riguarda la parte tecnico-amministrativa del mondo rurale dell'Abruzzo, quindi non parliamo solo di sistema Marsica ma anche della regione Abruzzo, quindi rispondere bene ai bandi, fare rete per portare risorse ovviamente anche a livello europeo, quindi comunitario sul territorio. Quello che vogliamo fare noi è proprio questo, quello di organizzare nel territorio un centro servizi che è diviso in questi tre reparti, tecnico, amministrativo e analitico. Analitico significa riportare, ripeto, nel territorio tutta la sicurezza che possiamo dare per quello che riguarda il supporto delle analisi, per quello che riguarda la sicurezza dell'ambiente.
Non v'è il rischio di creare una duplicazione, ad esempio, dell'attuale crua ex Crab che si trova ad Avezzano? Assolutamente sì, noi riteniamo che noi la vogliamo ripristinare, ma deve dare un modello più corretto e più, diciamo, con un supporto più concreto. È stato fatto all'inizio con un progetto che doveva essere la soluzione a tanti problemi progettuali e diciamo che poi non ha dato risposta. Noi vorremmo che questo nuovo centro fosse, diciamo, l'esempio di quello che sono concretamente nati in altri territori. C'è anche Pescara fra le 18 città italiane da bollino rosso per quanto riguarda il caldo di queste ore. A renderlo noto è il sito del Ministero della Salute. Le città più calde d'Italia sono Torino, Milano, Verona, Bolzano, Brescia, Trieste, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Perugia, Viterbo, Rieti, appunto Pescara, Roma, Latina, Frosinone e Campobasso. Le ondate di calore, spiega il Ministero, si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi di umidità molto alti, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione, scrive ancora il Ministero. I consigli sono sempre gli stessi: non far uscire anziani e bambini nelle ore più calde della giornata, bere molti liquidi per idratarsi, assumere frutta e verdura e quindi cibi non pesanti. Andiamo avanti, adesso invece parliamo di cultura e di un premio importante per la regione che si svolge a Montesilvano Colle. Sono 7 personaggi abruzzesi distintisi nel mondo per le loro qualità umane e professionali, scelti per ricevere il cappello di Dean Martin, simbolo dell'omonimo premio che appunto si svolgerà a Montesilvano Colle l'8 di agosto alle ore 21. 8 di agosto, giorno particolare perché è anche il giorno in cui si ricorda la tragedia di Marcinelle, che verrà ricordata anche nel corso della cerimonia. Sentiamo il servizio. Rappresentano diversi settori della società civile gli abruzzesi che quest'anno verranno insigniti del premio Dean Martin. I vincitori dell'11ª edizione, la cui premiazione è in programma mercoledì 8 agosto alle 21 a Montesilvano Colle, sono stati svelati ieri mattina dal presidente della fondazione, nonché ideatrice e direttore artistico del premio, Alessandra Portinari, in una conferenza stampa in Regione Abruzzo. Nell'elenco dei premiati compare al primo posto il regista e sceneggiatore teatino Luciano Dorisio, già vincitore del Leone d'Oro a Venezia. Poi l'egittologa sulmonese ed ex direttrice del Museo Egizio di Torino Elvira D'Amicone e il giovane chef pescarese Stefano Camplone. Premio Dean Martin anche a Sante Auriti, nato ad Orsogne e tra i più conosciuti maestri artigiani d'America grazie alla realizzazione dei prestigiosi pianoforti di Steinway & Sons. La giuria dell'11ª edizione ha scelto di rendere omaggio poi a Gianluigi Peduzzi, padrone di Rustichella d'Abruzzo. Premio Dean Martin anche all'Associazione degli Abruzzesi in Bolivia, nata nel 2014 con 150 conterranei, per il lavoro svolto dal suo presidente Roni Pedro Colanzi, di origini vastesi. Infine, il premio speciale Gaetano Crocetti verrà attribuito a Maria Grazia Andriani, chirurgo pediatra e docente dell'Università di Chieti, che dopo aver trascorso 35 anni nel reparto pescarese di chirurgia pediatrica, ha iniziato le sue missioni nei paesi più in difficoltà di Africa e Centro America per operare gratuitamente i bambini attraverso la Adamanes Foundation for Children, ONLUS, che la Andriani ha istituito a Pescara nel 2015. Sarà un'edizione veramente straordinaria, noi raccontiamo storie di coloro che ce l'hanno fatto e di coloro anche che hanno sofferto all'inizio per inserirsi in un paese straniero. Naturalmente hanno portato il loro Abruzzo sempre nel cuore, la loro abruzzesità e anche alcune qualità che sono tipiche degli abruzzesi, che la testardaggine così come la determinazione. E adesso la pagina dello sport, che parte dalla Serie B dal Pescara. Questo pomeriggio alle 17 il Pescara sarà in campo al Petruzzi di Città Sant'Angelo per disputare l'amichevole con la Renato Curi angolana. Sarà l'ultimo test prima del debutto ufficiale stagionale domenica contro il Pordenone in Coppa Italia. Intanto è arrivata la prima tegola in termini di infortuni per il Delfino. Ieri infatti si è bloccato
il terzino Cristiano Del Grosso. Per lui uno stiramento alla coscia e stop per almeno 20 giorni. Vista l'assenza certa di Elisalde, impegnato con la nazionale Under 20, in Coppa Del Grosso sarà sostituito da uno tra Balzano e Ventola. Sul fronte mercato ieri è stata formalizzata un'operazione minore quale la firma del centravanti senegalese classe 2000 Papa Sabou Sarr, per lui un triennale. Resta sempre centrale la figura di Andrea Cocco, sul quale c'è l'interesse di un paio di squadre come Triestina e Vicenza. L'eventuale sostituto Gianluca Scamacca del Sassuolo è ormai vicinissimo allo Spezia, però sempre i liguri hanno messo sotto contratto il terzino ex Frosinone. Andiamo avanti con la pagina dello sport, e adesso invece parliamo del Teramo. Continua il precampionato positivo del Diavolo, ieri battuta in amichevole la San Giustese per 3-1, in evidenza l'attacco con Fratangelo, autore di una doppietta. Mercoledì, primo appuntamento ufficiale della stagione alle 20:30, c'è la Coppa Italia con la Fermana. Jacopo Forcella. A una settimana dalla prima uscita ufficiale in Coppa Italia contro la Fermana, il Teramo continua nel suo precampionato positivo battendo 3-1 la San Giustese al Bonolis. I marchigiani rappresentavano un test probante, squadra che punta ad un campionato di vertice in Serie D. Ma i biancorossi mettono in mostra un attacco già in palla nonostante le gambe pesanti, con Fratangelo, autore di una doppietta, e Bacio Terracino, che allontanate definitivamente le sirene di mercato torna a vedere la porta come faceva nella passata stagione. Ed è proprio il campano ad aprire le danze al tredicesimo con un tiro parato da Chiodini. Due minuti e la posizione a due in area per la formazione di Zighella potrebbe mettere nelle condizioni Piccioni di realizzare il primo centro con la nuova maglia, ma la conclusione è a lato. Il caldo asfissiante del Bonolis rende tutto più complicato, anche se al 27esimo il Teramo passa e lo fa proprio con Bacio Terracino, che approfitta di un errore di Calamita per battere Chiodini. Il Diavolo prova il bis con De Grazia, tiro a lato su invito di Zecca, mentre Bacio Terracino poco dopo la mezz'ora centra la traversa dopo un'azione sulla corsia mancina. Al 37esimo però c'è il pari rosso-blu su calcio di rigore. Lewandowski stende Camarà e da dischetto Herrera trasforma. San Giustese che tenta il sorpasso con l'ex pinetese Pezzotti al 43esimo. Stavolta però Lewandowski dice di no. Nella ripresa il Teramo innesta le marce più alte. Al 64esimo l'azione insistita della formazione biancorossa permette a Fratangelo di concludere in maniera spettacolare alle spalle di Chiodini per il nuovo vantaggio del Diavolo. Il Tris arriva a 11 dalla fine, sempre per merito di Fratangelo, che realizza la personale doppietta, stavolta grazie ad un diagonale su servizio di Persia. Finisce 3-1 ed è l'ennesimo buon viatico in vista di una stagione complessa che aprirà i battenti mercoledì prossimo con la sfida in Coppa Italia alla Fermana. Intanto c'è attesa per i gironi, ma il caos che regna nel calcio italiano ha già prodotto lo slittamento dei calendari. Prima però ci vorrebbe la definizione dei raggruppamenti e il Teramo vorrebbe evitare di finire in quello meridionale. Ho vinto qualche campionato e già dal ritiro precampionato si intravedeva qualcosa di buono, e poi infatti durante l'anno poi si è rivelato tale, e così sta succedendo quest'anno. Adesso non mi voglio sbilanciare perché è troppo facile fare proclami di questi tempi, però ripeto, ho visto già una squadra buona, una squadra che ha una buona armonia in campo e anche fuori dal campo, anche se chiaramente bisogna lavorare ancora soprattutto in campo e a livello tutto l'aspetto mentale, perché siamo parecchi nuovi, no? Parecchi giocatori che sono arrivati sono nuovi, per cui anche l'aspetto mentale sarà importante. Il mister parla sempre di mentalità vincente e stiamo lavorando anche sotto questo aspetto. Si dice anche che la Coppa Italia non abbia la stessa importanza del campionato, però effettivamente c'è un po' di curiosità nel vedere il Teramo in un primo impegno ufficiale della stagione contro la Fermana. Poi, stando a quello che ha detto il mister, che vuole vincere sempre, io mi adeguo a quelle che sono le sue riflessioni. Assolutamente sono il suo secondo, non potrei pensarla diversamente. Noi ci teniamo tantissimo a fare bene, a continuare a fare bene così come stiamo facendo, a portare a casa il risultato, assolutamente. Continuiamo con il calcio, ma scendiamo di categoria. Il vicepresidente della Vastese, Pietro Scafetta, spiega il nuovo corso aragonese a partire dalla scelta del nuovo allenatore Ottavio Palladini. Vicepresidente Pietro Scafetta, nuova Vastese, progetto rinnovato, nuovo allenatore, nuovo staff, anche dietro la scrivania c'è Ferdinando Ruffini, c'è Andrea Masciangelo, però si riparte da un blocco Vastese in mezzo al campo con un obiettivo, i play-off. E ci teniamo anche un po' bassi? Sicuramente i play-off, però stiamo cercando di
come si dice, di alzare l'asticella, perché in tre anni abbiamo avuto sempre lo stesso allenatore e era il momento di girare e voltare pagina, e quindi adesso siamo ripartiti da zero e speriamo di almeno fare un buon campionato. Che cosa ad un certo punto non ha funzionato l'anno scorso? Voi come l'avete vissuta? Molto male, perché il giorno di andata è andato tutto bene, eravamo anche i primi, poi non riusciamo a darci pace e capire perché al ritorno andiamo sempre, perdiamo le partite e rischiamo anche di retrocedere. Ormai era il terzo anno, quindi c'era qualcosa che non andava più bene, era da cambiare. Che cosa vi ha fatto propendere per Ottavio Palladini, allenatore comunque giovane, in ascesa? Ottavio Palladini era già nel mirino un anno fa, solo che lui ha deciso di non venire perché per le sue vicissitudini, però diciamo che è un allenatore che conoscono tutti, conosce bene la piazza della Serie D e quindi noi ci puntiamo molto. Con una piazza che è inutile nascondere, cioè è pronta ad infiammarsi di nuovo, come ha fatto in più di una circostanza negli ultimi anni, perché ha sete di alta classifica. Sì, qui si vede che Vasto è proprio una città che crede molto nel calcio e vive di calcio, quindi anche quest'anno abbiamo visto un entusiasmo anche in città con la venuta di Palladini, del DS, quindi noi ci crediamo e speriamo che sarà un'annata veramente di soddisfazioni. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per averci seguito e vi ricordo che i nostri servizi saranno disponibili sul sito www.tv6.it e sulla nostra pagina YouTube. Grazie ancora e buona giornata.